Il secondo derby in Serie B all'uscita tra Crotone e Regina finisce in perfetta parità. 5.200 tifosi sugli spalti, tutti rossoblù, perché ai sostenitori amaranto era vietato l'accesso allo stadio. Inizio scoppiettante con gli amaranto che passano dopo solo 4 minuti in vantaggio grazie a Biagio Pagano, che ribadisce in rete la respinta di Concetti sulla punizione di Brienza. Il Crotone reagisce subito e al 12° trova il pari con Mazzarani, che sul passaggio dalla destra di Abruzzese segna il terzo gol in 3 partite, media da bomber di razza per il centrocampista rossoblù. La squadra di casa prende le redini del gioco e poco dopo ha altre 2 occasioni, sempre con Mazzarani. Prima, su punizione di Galardo, manda di poco alto con una bella girata e dopo ci prova da fuori con un bel tiro a scendere. Il secondo tempo inizia come il primo, con la Regina che subito si rende pericolosa con Pagano, che dalla sinistra mette in mezzo, ma Concetti respinge bene. Al 12° Petrilli fa tutto bene, si accentra e tira, ma la sua conclusione è smorzata dall'avversario e la sfera termina comodamente tra le mani di Cassano. Alla mezz'ora Beatti mette in mezzo, Gabbionetta riesce a incornare di testa con un grande stacco e la palla va di poco fuori. Sul finire dell'incontro, cross dalla destra di Boucher per Bonazzoli che colpisce di testa, ma Concetti controlla senza problemi. Ultima occasione per il Crotone che sfiora il gol della vittoria con Mendicino, con una gran conclusione di poco a lato. La gara termina 1-1. La squadra di Lerda porta a 4 i risultati utili consecutivi, mentre gli uomini di Iaconi vengono raggiunti da Mantova e Piacenza al penultimo posto.